Ciao a tutte ragazze, bentornate sul mio canale, sono Cristi85. Allora, questo era uno svuoto della spesa, è proprio giusto due cose di spesa, perché cosa succedeva? Avevo un buono, l'altro giorno mi è andato un buono che scadeva oggi, di 19,50 euro, dunque una buona cifra, però dovevi spendere un tot ed è, mi sembra, 60. E siccome nel congelatore carne non ne avevo più, preferisco andare dal macellaio, però quando capita la tengo sempre di scorta, anche quella del Carrefour, perché la trovo molto buona come carne. Non mi piace molto comprare la carne nei supermercati, penso di avervelo già detto, però per alcuni momenti non si sa mai, magari che arrivo tardi da lavorare, dato che Matteo adesso verrà sempre a casa a pranzo, è meglio che la tengo in casa un po' di carne. E dunque ho detto, tanto fa subito cifra, perché non avevo un granché di spese da fare, però era un peccato perdere un buono. Secondo me i buoni, quelli, soprattutto quelli che ti danno, che hai fatto sulla spesa, è un peccato. Però partiamo perché viene l'ora del pranzo. Allora, l'acqua gassata per il mati, 6 bottiglie. Poi la sabbia per il gatto, perché la stavo finendo, e dunque l'ho potuto prendere. E poi iniziamo con le cosine. Frutti di bosco per me, mirtilli e lamponi, fragoline, e questo è lui. Mi piace quest'uva qua perché c'è quella bicolore, a me piace fare colazione, sapete, con la frutta. E dunque, poi gli ho preso questo spazzolino Amati, speriamo che si trova bene, perché secondo me gli spazzolini chiamati sono troppo morbidi. Adesso ho provato questo che è il Dark Hard, dovrebbe essere quello un po' più duro, vediamo se li spazzola meglio con questo, proviamo, vediamo, poi ve lo dico ragazze, perché i denti sapete cosa ne penso, che sono importantissimi. Ah, tra l'altro mi hanno dato anche questo per la prossima settimana, che sono dei buoni. Praticamente li metti tu sulla spesa, ve l'avevo già forse fatto vedere in un video, sì, sono sicura di avervelo fatto vedere. E niente, li metti tu sui prodotti, puoi metterlo su 4, 8 prodotti, perfetto, ogni spesa. La spesa è stata di, se in tutto ho speso 75,38, con gli sconti sono arrivata a pagare 55,66. Andiamo avanti. Ho preso della mortadella alla Bologna e del prosciutto cotto per stasera, che Matteo vuole la piadina, che vado in farmacia. Poi la carne, ah, la roba del congelatore. Ho preso delle carotine da fare, sempre al burro in padella, e fagioline, che gli piacciono anche al mare. Aspettate che li metto nel congelatore questi, perché così almeno non si deteriorano. Poi della mozzarella, questa è quella marchio Carrefour e io so già che sicuramente mi piacerà, era in offerta 1,20 euro, 3, l'ho presa di corsa. Poi le piadine, allora per me mi sono presa queste qua integrali e al Mati la normale, poi vi faccio assaggiare magari anche a lui un integrale, se vedo che gli piace poi prendo sempre anche per lui l'integrale, vediamo. Poi un deodorante per gli amati, questo. Poi della scamorza da mettere sopra. A me piace tantissimo questa qua affumicata. Sulla piadina rimane proprio un buon gustino. Ci piace proprio un sacco a tutti e due. Poi del salmone, sempre per un pranzo o per una cena veloce per gli amati, che gli piace un sacco, da fare magari la pasta. Vediamo cosa dice lui. E poi passiamo alla carne. Allora, di carne ho preso due di macinata sceltissima, che voglio fare il ragù o le polpettine. Comunque adesso andrò a congelarle e il giorno che lo farò le tirerò fuori prima. Poi una di vitello, sempre macinata sceltissima. Poi ho preso della tagliata, sempre di vitello, ne ho prese due. Poi delle sottilissime, le solite che prendo io ragazze, di pollo, e poi dello scamone. Ci sta,
ci sta ragazzi, se voi pensate che io praticamente di sconto in tutto su questa spesa che era di 70, aspettate, 75,38, in tutto ho ricevuto però di sconti 23,02 euro, dunque cioè sono, è una buona cifra, ne è valsa la pena, ho risparmiato veramente, ecco. E niente, perché è vero, tutti dicono che il Carrefour è molto caro, sì, è molto caro il Carrefour rispetto sicuramente all'Eurospin, alla Lidl, al Penny. Però vi dico anche che se io devo o pagare qualcuno la benzina per portarmi, non ne varrebbe la pena. Dunque a me conviene sempre il Carrefour. Giustamente facendo la spesa, come sto facendo in questo periodo, più mirata, andando... facendo meno spesoni grossi, ma andando più sovente, mi accorgo che riesco a seguire di più le offerte e a risparmiare. Ecco, questo è vero. Andando più sovente, facendomi il bigliettino e proprio prendendo magari le cose per 2 o 3 giorni, perché tanto per la frutta e la verdura io devo andare un po' più sovente. E dunque mi ritrovavo che facevo lo spesone, però poi tanto dovevo andare per la frutta e la verdura. E dunque preferisco fare meno spese, seguire di più le offerte. Come vi ho detto, per esempio adesso con questi buoni qua, io andrò sicuramente a prendere quelle cose che non sono mai in offerta e che sono costose, tipo l'olio, i detersivi, quelle cose che magari mi incidono più sulla spesa, i croccantini del gatto, io sicuramente li compro con lo sconto. Capite? Perché così mi accorgo meno, anche la sabbia, sicuramente magari prenderò 2 sacchi o 3 sacchi di sabbia perché così mi vale la pena. E niente ragazzi, adesso metto via la spesa. Ragazzi, mi ha suonato il telefono e dunque ho dovuto staccare. Comunque niente, vi stavo dicendo, vi stavo salutando e sapete che io ci tengo sempre a salutare e vi ripeto, se questo video vi è piaciuto pollice in su, se non vi è piaciuto pollice in giù, se non siete ancora iscritti iscrivetevi, attivate la campanellina che così alla mattina vedete subito i video, perché io li metto di solito alla mattina questi video. Piccola parentesi, c'è stata una persona che mi ha detto che non è una cosa giusta da fare quella di dire iscrivetevi, ma io sono qui per questo, iscrivetevi, cioè io adesso lo faccio per divertimento a mettere video, ma a me fa piacere, più persone li guarderanno più i miei video più mi farà piacere, ma non soltanto perché non è una cosa economica, perché ve l'ho spiegato e straspiegato quant'è che ho guadagnato, cioè cosa volete che guadagno io? Non guadagnano tanto quelli che hanno tantissimi iscritti, figuriamoci una persona così. Io non è per quello, ma perché mi fa un sacco di piacere avere tante persone che mi guardano. Penso che sia una cosa normale. Cioè, una persona che apre un canale lo apre anche perché un pochettino di, magari di c'ha un po' di ambizione, ma non che chissà che vuol diventare, però che gli interessa che ci siano persone che la seguono, che gli piace magari quello che dice, quello che fa. Dunque, non penso che sia una cosa sbagliata, io e dunque lo continuerò a fare. E dunque iscrivetevi. Ciao, 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 ciao.